lieto di dare il benvenuto a tutti quanti oggi hanno voluto onorare con la loro presenza il momento dell'inaugurazione della casa di giorno per le persone anziane della città di Novara. Oggi, 15 ottobre, facciamo l'inaugurazione ufficiale. Ma la vera inaugurazione, quella che gli anziani desiderano e quella che i promotori di questa iniziativa auspicano, sarà il continuo interessamento e la viva partecipazione dei novaresi. Un nastro che ogni giorno viene tagliato, perché ogni giorno un amico, tanti amici verranno ospiti e volontari a trovarci. Eccellenza, signor Vescovo, di presentare un gruppo qualificato, no? Di tante persone anziane che provengono dai nostri centri di amicizia, dalle case di riposo, dalla casa di giorno e da tanti piccoli gruppi sparsi un poco in tutta la città. Lei sa che Novara, come del resto un po' in tutta l'Italia, la percentuale delle persone che possono chiamarsi anziane è molto alta ed è una percentuale che va crescendo di anno in anno. Non penso che sia un segno negativo, vuol dire che la vita acquista spazi più grandi, che alla persona umana si aprono possibilità di più vaste zone di lavoro e di collaborazione. Io sono venuto perché ero amico del Donaldo Mercoli, sono stato insieme a lui 10 anni, quando lui era incaricato dal Vescovo per l'aiuto ai poveri. Mi aveva incaricato a me di stare in basso lì nel palazzo, lui stava in alto, così quei poveri che chiedevano qualche cosa, se c'erano casi speciali li mandavo sopra da lui, allora. Io sono Anna Maria Lavolo, non vedo, e sono approdata perché conoscevo Donaldo, l'avevo conosciuto tanti anni fa, io per lui ero la sua bersagliera, perché facendo la stessa strada cammina sempre, insomma, in qualche maniera, 58 anni ho imparato a camminare come una volta, svelto, insomma, i passi brevi, così uno non inciampo, se c'è lo scalino, per questo poi può anche non interessare. Approdata qui, per caso, perché Donaldo diceva sempre vieni, 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 qua la casa è sempre aperta, però poi sono arrivata proprio in un momento non bello della mia vita. Mi trovo bene, sto bene. Attuo il rovescio della medaglia, ragion per cui lei dice che sono belle, io lo giro, tanto lo so che bella non lo sono mai stata. E parlo con tutto, sento tutto, mi trovo bene. E poi anche perché qui poi c'è tante e tante di quelle, cioè puoi fare tutto quello che vuoi, puoi parlare, puoi criticare. Donaldo era un uomo eccezionale, non era solo un prete, era un uomo eccezionale. Io, creda, ha contribuito alla mia trasformazione, Donaldo, perché io ero una buona cristiana, ma non ero praticante in tutti i sensi. Però Donaldo mi ha inserito in un mondo che non conoscevo e lo ringrazio ancora oggi, dopo tanti anni che è morto. Sul mio comodino c'è il libro di Donaldo. Thank you.
Ma ci ha pensato mia figlia, non so, è lei che è venuta, perché siccome che di giorno sono a casa da sola, perché lei ha la bambina da guardare e allora mi fa, ma mamma cosa fai tutto il giorno in casa da sola? E meglio che vai, e allora ho trovato questo posto e mi piace tanto, perché si è in compagnia, si insomma, si parla e la giornata passa prima, diciamo, ecco, piuttosto che stare in casa a guardare la televisione tutto il giorno. Bene, bene, se io a casa non avevo niente, vivo da solo e in un cortile dei matti. Una cosa, e qui mi hanno portato l'assistente sociale del comune, mi trovo bene, le settimane che sono qui, mi trovo bene, è partito nessuna mattina, alle 8 c'era la macchina, e così. Bene, c'è da mangiare, mi trattano bene anche l'infermiera, è una bella donna. Oh, sono venuta qui perché mia sorella, che è di Milano, a delle conoscenti che sono qui e mi ha detto che è un posto bellissimo. Io a casa ero da sola con il gatto, ero un po' un orso, perché sta da sola non va bene. Qui invece c'è tanta gente, mi fa prova ad andare lì, ti troverai bene, sarai contenta. E infatti aveva ragione. Io prima non ridevo, non scherzavo come adesso, ero un orso, diciamo. E invece qui sono più serena, sono più contenta. La differenza è tanta, perché qui bisogna adattarsi alla gente, perché non tutti siamo uguali, siamo tutti uno diverso dall'altro, perciò bisogna anche sopportarsi, ecco. Invece con marito erano tanti anni, 46 anni che eravamo insieme, è tutta un'altra cosa. Sono 18 anni che sono vedova, non è poco. Già c'è l'età che ci comporta diversi disagi, ecco, e però fa piacere mantenersi un tantino in forma, presentabili, perché insomma è logico che non siamo più ventenni ed abbiamo tante tante cose che non quadrano, però nel limite del possibile cerchiamo di mantenerci in ordine. Per un rispetto per noi stesse e per la casa dove veniamo, insomma. So, forse mi è venuto un panico un po' di che non sono più capace, che mi arrangiavo da sola, e quel panico che mi ha dato quello lì, che so che non sono capace io dipendere sempre dagli altri, è quello che mi dà. E il mio figlio di mamma, ti ridi più, ti parli più, e per quello. E invece qui qualche volta mi sento più in compagnia e cerco più di reagire in tante maniere, ecco. Al mattino io non vedo l'ora che arrivi il pulmino. Dico 3 Ave Marie alla Madonna perché arrivi puntualmente il pulmino, poi scendo e l'aspetto. Appena arrivo qui, dunque, prima cosa mi danno un buon caffè. E che mi tiro un po' su, perché non è. Al mattino mi sento un po' uno zombie, a dire la verità, perché ho 85 anni e mi pesano tutti, sai? Li sento proprio, soprattutto nelle gambe. Poi vado dalla Marianna, e insomma, che è tanto paziente, le posso confidare tutti i miei guai. A volte ho male all'orecchio, ho male di qua, ho male di là, e lei è paziente e mi dà le pillole giuste. Dopo vado, poi mi mette le gocce negli occhi, e dopo vado a fare una visita al padrone di casa, vado in cappella e lì cerco di ricordare tutti i miei morti e di pregare per loro. Poi finalmente vado su al secondo piano, se c'è da lavorare lavoro volentieri,
come adesso che ritagliamo le cose per Natale. Poi però dopo un'oretta che ho lavorato mi stufo, vado a giocare alle carte con i miei amici il Braghin e l'Antonio, aspettando l'ora del rosario. Alle 11:15 in cappella conduco il rosario con le varie intenzioni. Me le invento io, però nessuno reclama, quindi credo che vadano bene. Questo momento è il momento più bello, perché ho passato tante disgrazie, tante peripezie. Adesso sono felice, sono contenta che vengo qui tutti i giorni e prego il Signore che mi mantenga ancora per un po' di anni, perché sono vecchia, ho 89 anni. E allora tutti i giorni che passano per me è un giorno più bello. E spero di starci insieme, mi trovo molto bene con tutte le mie compagne, con le dirigenti, che mi vogliono bene tanto. Sono venuto più qui perché venendo così, giocando delle volte, si veniva qui alla casa di giorno per... Si giocava, si mangiava e si pagava 7 mensilmente quello che si... Io veramente non volevo venire perché io sto bene, bene, prima, 3 anni fa stava bene. E ci ma ora metto... sono cascata pure io e... Ci metto sul giornale. E siamo qua, stiamo bene, ci trattano bene. Abbiamo fatto una bella festicciola, 25 anni, 35 anni di matrimonio, ci hanno fatto pranzo, bandiere, a balla, macchine fuori, non passate di qua perché deve passare la sposa, ci hanno fatto fare il giro per mezzo al corso, per mercato coperto, tutto per una bella festa. Beh, dicevo che se mi mettere una cosa bene, ci ho trovato troppo, troppo bene. Però mi ha dato fastidio un po' le luci. Dice tutto lei, io non dico niente. Hai capito? Thank you.
non è che so fare molto, diciamo. Non so fare molto. Per esempio, ci danno da ritagliare, facciamo un albero con tante mani, ci danno da ritagliare le mani e altri lavoretti così. Certo, io confronto le altre, sono un po' indietro, le altre sono in gamba, fanno le sciarpe, fanno tante cose e io no. Poi magari imparerò quando avrò 80 anni, ci arriverò anch'io. Sì, giochiamo a carte e si passa con gli amici, compagnia, siamo sempre carte, via dicendo. E era tutto compagnia, amicizia, diciamo. Nostra amici, la Rosita, tutto, per quello siamo tutti tranquilli, via. Passa il tempo bene, via. Mi piace lavorare, perché io non sono capace di star senza far niente. Perciò mi adatto a fare qualsiasi lavoro. Adesso faccio lavoro a ferri, io lavoro tanto a ferri, perché faccio le sciarpe, così poi vanno nel mercatino che si farà poi per Natale. Ma io qualsiasi lavoro faccio, perché non sono capace di star senza far niente. E sono venuta in un posto in cui c'è l'infermiere, c'è il prete, c'è la cappellina, c'è da sopra e da sotto, c'è la cattiveria anche. L'ho constatato sulla mia pelle, però io cerco sempre di voler bene a tutti quanti. Un sorriso che non è più bello, comunque mi piace, anche se alle volte sento delle cose che non mi vanno, giro la rivaglia. E all'inizio, appena arrivato, ho detto: io non vedo, non sento e non parlo. Infatti, però parlo sempre. E qua dentro, guardi, io ho ritrovato tanti amici, sia negli ospiti che nelle volontarie. Proprio amici nel vero senso della parola. Io sono venuta qui perché sono sola e perché non mangiavo più. Io le devo dire che è un mese circa che sono qui e ho ritrovato l'appetito, per cui sto bene, ho tutto. Poi dove ci sediamo noi, dove mangiamo, è il tavolo più bello. perché è così, andiamo d'accordo, con tutti quanti andiamo d'accordo, però con quelli là ormai siamo proprio vicini, ci troviamo bene, insomma, non facciamo casino. Sono stata tanto in collegio perché mi è morta la mamma che io avevo 5 anni, perciò la mia vita si può dire che l'ho fatta sempre in collegio. E già in collegio io facevo quando facevano le recite facevo la Madonna. Fortunatamente venendo qui ho fatto anche qui la Madonna, era una recita che ha fatto fare la Rosita e avevo il mio San Giuseppe che era molto Lorenzo, era molto bravo e mi è piaciuto molto. Spero di non farla più perché adesso ci sono le Madonne più giovani, io ormai sono vecchia. No, benissimo, poi sono tutti bravi, bravissimi, bravissimi, guarda, mi trovo proprio bene, come una famiglia. L'unica cosa per noi uomini, questo bisogna, ci siamo pochi uomini, siamo 3, 4, 5. Ogni tanto qualcuno a casa. Un uomo. Sì, questa persona mi ha conosciuto qui. Mi ha detto che ha fatto la selezione. E poi ha deciso di scegliere me. Non so perché. L'animale
animazione e allora ci sono dei giochi che non mi piacciono e allora non partecipo, anche se la Valentina storge un po' il naso. Però insomma, se non mi piace, per esempio quando c'è da fare le differenze, io non ci vedo, provo ma alla fine perdo la pazienza. E aspetto l'ora di merenda, sino alle 4 facciamo merenda, insomma, e non vedo l'ora di tornare a casa. Al mattino non vedo l'ora di venire qui, ma la sera non vedo l'ora di tornare a casa. È così bello entrare nel mio piccolo soggiorno, ci sono tutte le fotografie dei miei nipoti, dei miei figli, e poi dormire nel mio letto è una cosa impareggiabile.